Ben bentornato ora al primo cittadino di Ceresara, Simone Parolini. Bentornato sindaco negli studi di Tempo Radio, bentornato. Grazie, buongiorno a tutti. Gli ascoltatori sono sempre invitati tutti a partecipare alla trasmissione. Ricordo il numero per mandare sms e messaggi WhatsApp, che è il 348 31 88 339. Allora, dunque, mi spiace molto, ma dobbiamo parlare della Fiera della Possenta, che non si fa. Sì. Purtroppo è così. Mi ricordo l'ultima volta che sono stato qui, avevamo appunto fissato questo appuntamento apposta perché, per parlare della fiera, e ci troviamo purtroppo a parlare della fiera, ma per il suo annullamento. Ecco. Ieri lo abbiamo comunicato ufficialmente, questo a seguito anche dell'ultimo decreto che è uscito il 4 marzo, in cui blocca tutte le manifestazioni per tutto il mese. In fase preventiva, come comune, insieme alla consulta delle associazioni, abbiamo fatto una riunione martedì scorso, in cui abbiamo definito che, indipendentemente da qualsiasi decisione avesse preso il governo, in questa riunione hanno partecipato io come sindaco, i capigruppo consigliari sia di maggioranza che di opposizione, il presidente della consulta delle associazioni Laura Marsiletti e tutti i presidenti delle associazioni di volontariato che abbiamo sul territorio, perché la fiera è organizzata dal comune insieme appunto alla consulta delle associazioni. Ci siamo trovati a parlare della problematica della diffusione del contagio coronavirus, che ormai è sul nostro territorio, per cui in maniera molto responsabile, diciamo così, tutte le persone quella sera hanno detto che non avrebbe avuto senso, anzi sarebbe stato pericoloso anche per la salute dei nostri cittadini e di chi viene a organizzare un evento che richiama migliaia di persone, perché soprattutto nella domenica ci sono diverse migliaia di persone che vengono alla fiera. Organizzare un evento sul nostro territorio a pochi giorni o un paio di settimane dalla chiusura anche eventuale di misure restrittive. Questa chiusura di misure restrittive non c'è stata, anzi, come certo, era pensabile, è stato prorogato, per cui abbiamo ieri comunicato ufficialmente che la 71esima edizione della Fiera della Possenta salta, quest'anno non viene fatta, non viene neanche rimandata, perché abbiamo ragionato anche un eventuale rinvio. Però ricordo, la Fiera della Possenta è inserita in un calendario di manifestazioni che il Comune di Ceresara, grazie all'impegno di tutti questi volontari e tutte le associazioni, ha molto fitto durante l'anno, e poi è legata al 25 marzo, appunto, alla festività della Madonna della Possenta, per cui spostarla non avrebbe trovato una collocazione degna sul calendario, poi avrebbe perso anche quello che è il valore, certo, della fiera stessa. Certo. Certamente. Per cui è una decisione, cioè, avreste fatto una fiera, ma non sofferta, ma non potevamo fare altrimenti, per proprio anche un senso di responsabilità per chi viene, perché anche gli ambulanti, le persone, le giostre, gli espositori vengono da tutta la regione, vengono dal Veneto, vengono dall'Emilia Romagna, da ogni zona del nord Italia, per cui si rischiava di creare un assembramento, per cui in maniera preventiva abbiamo già deciso di... Chiaro, le norme vietano gli assembramenti personali, ha parlato di migliaia di persone, quindi cioè non si poteva fare, sì, obiettivamente. Stavo immaginandomi, perché ironizzando, facciamo gli autoscontri, visto che c'erano le giostre, stando a un metro di distanza, quindi facciamo pum con la bocca. Cioè, veramente non avrebbe avuto senso. Sì, sì. Però sono qui oggi, ho voluto esserci in particolar modo per fare il mio più grande ringraziamento a tutta l'amministrazione comunale, a tutte quelle persone che negli ultimi mesi, in particolare in maniera attiva dal mese di dicembre, quindi sono almeno 3 mesi in cui queste persone si stanno trovando, si stanno organizzando, e avevano già insieme appunto al Comune e alle associazioni fissato tutti gli appuntamenti principali del programma della fiera. Il convegno inaugurale, anche quest'anno basato su un tema importante che era agricoltura 4.0, tra innovazione e sostenibilità, per cui sempre richiamato temi importanti che caratterizzano quello che è il valore della fiera, inteso come collegamento tra la società e il mondo agricolo. Certo. E tutti gli sponsor, in particolare, che avevano già dato piena disponibilità a dare il loro contributo economico, anche in un periodo non felicissimo dal punto di vista
economico globale per il nostro paese. Comunque anche quest'anno c'erano tutte le basi per poter fare una bella fiera ricca di appuntamenti come è stato negli ultimi anni. E in particolare 10 giorni fa eravamo pronti anche per la stampa del libretto e eravamo pronti a mandarlo in stampa esattamente il giorno prima che ci fosse il primo decreto di Regione Lombardia per la sospensione dell'attività, per cui abbiamo temporeggiato quel paio di giorni e dopo siamo entrati in questa situazione di crisi. Ringrazio in particolare tutti i volontari, perché Ceresara, grazie alle sue associazioni, al gruppo, alla Consulta Associazioni, riesce a fare questi eventi grazie appunto a queste persone che danno il loro tempo e la loro passione per organizzare l'evento. Faccio un nome solo, ma non per togliere agli altri, ma la cosa è stata organizzata, seguita per l'amministrazione comunale da Laura Marsiletti, quale presidente della Consulta Associazioni, e da una serie di davvero di tante tante persone. Vorrei ringraziarle tutte, ma i nomi sono davvero davvero tanti. No, poi dopo si rischia che ne salta uno, cioè gli dice tutti qua, sono 10, ne dice 9 e non il decimo dice ma perché ha detto, no. Cioè per cui no, è sempre un rischio. Decine e decine di persone che esatto, lavorano. Decine e decine di persone. Quindi appunto, quindi sentiamo una sofferenza nel dover dire di avere preso questa sofferta, appunto decisione di annullare la fiera possente. Parliamo di qualcosa di bello però, perché ci sono i nonni in questo, che poi magari uno dice non sono ancora nonni, sono pensionati però, possiamo dire? Sì. Di Ceresara, che stanno facendo? Si può dire, infatti c'è questa bella iniziativa che è partita volontariamente da questo gruppo di persone appena entrate nella pensione, in cui magari fanno parte di quei nonni che non hanno ancora il nipotino da accudire o qualcosa e dicono cosa facciamo? Quindi le alternative facciamo, andiamo al bar fuori su tutto il giorno? No, questi si rabboccano le maniche e sono venuti qualche settimana fa in comune e ci hanno detto noi abbiamo voglia di fare qualcosa, di dare una mano perché ci sentiamo ancora utili alla società. Tutte queste persone fanno già parte di associazioni di volontariato del territorio, per cui già da sempre vivono nel mondo del volontariato. Adesso hanno ancora più tempo, per cui sono venuti a noi in comune, hanno parlato con la giunta e hanno detto cosa possiamo fare, ci piacerebbe fare delle attività. Tra le attività proposte, quella che ci hanno proposto che più poteva essere in linea con effettivamente un bisogno che si ha sul territorio è quello di organizzare dei servizi di pulizia e raccolta dell'immondizia all'interno dei fossi che circondano il nostro territorio. E, purtroppo il mal costume di gettare la bottiglia di plastica o qualsiasi cosa dal centro della macchina o dei fossi è purtroppo un'abitudine pessima che però molte persone hanno. E loro girando hanno detto noi ci piacerebbe fare questa attività, ben venga. Queste fanno tutte parte dell'associazione, in particolare l'associazione Compagnia delle Torri, con cui abbiamo siglato una convenzione appunto per andare a regolamentare l'attività che fanno. E colgo l'esempio della settimana scorsa, mi sembra fosse giovedì scorso, in cui c'era una bella giornata di sole, per cui questo gruppo di persone in 7-8 volontari li ho visti, mi sono fermato con loro anche a ringraziare, a parlare un attimo con loro, orgogliosi con la loro bicicletta, il loro sacco dell'immondizia, uno pieno di cartacce, uno pieno di plastica, in maniera molto molto orgogliosa, che venivano a consegnare presso il comune quanto avevano raccolto, per cui vederli proprio convinti e vedere anche che danno un servizio importante ci riempie di ammirazione verso di loro e di gioia per un servizio molto importante, per cui tantissimi complimenti a queste persone. Esatto, che poi fanno un servizio che è doppiamente importante, perché tra l'altro il clima è cambiato, ce ne siamo accorti, ci sono le cosiddette bombe d'acqua, delle volte se i fossi sono ostruiti poi ci sono delle zone che vanno anche sott'acqua, tra l'altro i fossi hanno, noi li vediamo magari vuoti per buona parte dell'anno, ma ci sono i momenti in cui sono essenziali anche. Sì, per perché la bottiglietta di plastica che viene abbandonata anche in un fosso resta lì, ma quando il fosso si riempie la bottiglietta è leggera, la porta
e è già capitato più di una volta che anche con i nostri operai e quant'altro dovessimo in certi punti, su certe strade cinesche, andare a raccogliere decine bottiglie d'acqua, cioè proprio di bottiglie di plastica. Per cui diventano un problema. Assolutamente. Sarebbe bello che non le buttassero, ma comunque bellissima iniziativa appunto di questi giovani pensionati, ha detto, insomma, sono appena andati in pensione. Appena andati. Proprio qualche d'uno, cioè, ma riposarsi un attimo, no, è proprio niente. No, ma perché, come ho detto prima, chi è abituato a lavorare, a fare, soprattutto questi lavoravano, in più avevano e hanno tuttora anche una grossa parte di attiva nelle associazioni di volontariato per poter fare qualsiasi cosa, per cui non riesci a tenerli a casa sul divano o al bar a bere il bianchino, insomma, per intenderci. O guardare il cantiere dove ci sono gli operai, no, non riesci. Vabbè. Allora dai, ci fermiamo un attimino con Simone Parolini, sindaco di Ceresara, ci troviamo tra un paio di minuti nella seconda parte. Assieme a Simone Parolini, sindaco di Ceresara, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Beh, complimenti, allora già ci siamo salutati prima della breve pausa, appunto facendo i complimenti ai neopensionati e ci ritroviamo qua. Posso chiederle adesso, sindaco, se ci sono anche lavori, magari anche viabilità, cose di questo tipo, insomma, notizie da dare sui concittadini? Sì, allora... Subito faccio presente, magari qualche cittadino si è già accorto, che nelle scorse settimane hanno lavorato sul territorio comunale una ditta per la manutenzione del verde. Come accade ormai di frequente, alla fine dell'anno, a dicembre, con quello che si riesce a ricavare appunto dal bilancio, si investono quei soldi di manutenzione del verde, in particolare della manutenzione della viabilità, per fare la manutenzione, taglio degli alberi, delle piante, di tutte quelle, quella manutenzione che è necessaria per la sicurezza e comunque l'incolumità delle persone. Ricordiamo, abbiamo molte piante che hanno diversi anni con rami anche importanti, per cui a San Martino Busnago è stato fatto un importante lavoro di potatura di queste piante e poi siamo riusciti a piantare anche qualche alberello nuovo, in particolare lì vicino a Piazza Matteotti. Mancavano delle piante che erano ammalate, erano state tolte qualche anno fa, le abbiamo ripristinate e poi in particolare abbiamo messo nuove alberature, nuovi cipressini presso il monumento di Villa Cappella, che versava in una condizione un po' di disordine, con piante una diversa dall'altra, una che era caduta nel corso di un temporale, abbiamo dovuto tagliarla. Abbiamo risistemato mettendo nuovi cipressini e stessa cosa per quanto riguarda San Martino Busnago, in prossimità del cimitero, per dare un po' comunque di decoro a quelli che sono dei punti delle nostre frazioni a cui teniamo in particolar modo. Però, sindaco, lei sa che le piante, no, catturano l'anidride carbonica, staccano il carbonio e liberano ossigeno. Che viene fatto di tutto questo ossigeno? Bisognerebbe averne sempre di più su questo discorso di piante, e l'ossigeno è importante. Se tutti facessero... Bisogna, è che... Si è sempre un po' con le mani legate per tutte queste attività, perché purtroppo le restrizioni di bilancio ti impongono di fare scelte, quindi fai una manutenzione su una strada, ne hai due da fare la manutenzione, a quale fai la manutenzione? Non riesci a fare tutte e due, devi scegliere quella messa peggio. Stessa cosa per le piante, vorresti fare 10 cose, ti permettono di farne due, però pian piano, un po' di là, ci sono diverse cose in programma e si cerca di farle. Certo. Per quanto riguarda i lavori ancora? Allora, c'è un lavoro importante, molto sentito, che partirà a brevissimo sul nostro territorio. Anche stamattina sono stato al telefono con il responsabile dei lavori della provincia di Mantova, che mi ha annunciato che la settimana prossima dovrebbe concludere l'iter per l'aggiudicazione dei lavori, quindi incaricare l'impresa che nelle prossime settimane, comunque all'interno del mese di marzo, inizierà i lavori di rifacimento finalmente del ponte sul canale Solfero che c'è in località Cortine, lungo la strada provinciale numero 6. E questo dico finalmente perché tutti i cittadini sanno che è stata una cosa molto tribolata, molto lunga, che va avanti da diversi mesi come autorizzazione, da quasi 2 anni come problematica. Per cui dopo aver ottenuto
a dicembre finalmente il parere della soprintendenza dei beni paesaggistici della provincia di Mantova. Hanno potuto, perché di fatto è un'attività, un'opera della provincia di Mantova, la provincia è riuscita a fare il progetto esecutivo e ad appaltare i lavori che verranno appunto cantierizzati. Bello. Ci siamo trovati, adesso dobbiamo trovarci anche con la polizia locale e con il nostro ufficio tecnico per mettere giù il piano di deviazione del traffico, perché ricordiamo la strada provinciale che entra in paese, per cui prepariamo i cittadini che nei mesi sicuramente da fine marzo, anche nel mese di aprile, probabilmente a maggio, ci dovrà essere una viabilità diversa per poter collegare Ceresara con Mantova, con Goito, con Rodigo, con i comuni che stanno tutti dalla parte della strada provinciale 6. Eh sì, certamente. C'è altro sindaco che vuole che lei legga il messaggio, mi dica lei. Se c'è qualche messaggio... Sono tutti i suoi quelli che vede. Allora, Simone, perché non fai la possenta? Ma cosa vuoi che succeda? Dicono, vabbè. Simone Parolini, qualcuno che la chiama per nome. L'abbiamo detto prima, nel senso... piacerebbe a tutti far festa e nessuno dovrebbe rinunciare, però il senso di responsabilità, indipendentemente da un decreto su quello che è un contagio di questo coronavirus, ci rende tutti a dover attuare misure responsabili. Ma poi la legge è legge, cioè sono normative, non è che le prendono i sindaci, cioè sono vietati gli assembramenti. I sindaci non hanno fatto nessuna ordinanza. Ma indipendentemente da tutto, il Ministro della Sanità continua a divulgare, ci sono opuscoli, ci sono una serie di indicazioni di buone norme per poter appunto contenere il più possibile il contagio, per cui cerchiamo tutti di osservarle, portiamo pazienza, come ho già detto a tantissimi miei cittadini, nessuno di noi ha piacere che non si facciano le attività sportive, nessuno di noi ha piacere che i ragazzi non vadano a scuola, nessuno di noi ha piacere saltare le feste. Cioè i ragazzi sì, forse sono anche contenti di questa vacanza. Ragazzi sì, le mamme dopo un po'. Allora, ma è vero che partiranno i lavori sul ponte? Sì, sì, l'abbiamo appena detto appunto, questo è uno dei messaggi. Poi, sindaco è molto giovane ma bravo, dice Pietro. Grazie. Bravo sindaco, bravo. Allora, sindaco, grazie all'associazione di San Martino se ci sono manifestazioni importanti a Ceresara. Quindi sì, Compagnia delle Torri in particolare ringrazio ancora, realizza e collabora anche col comune per tutte le manifestazioni principali sul territorio. Poi, sindaco, ci sono persone che cercano di vendere prodotti contro il coronavirus agli anziani a San Martino. Qui bisogna stare molto attenti, c'è stato... Cos'è Gusnago? San Martino Gusnago, ma in generale sì. Ho letto anche in tantissime zone e comunque anche allerte anche della prefettura che invitava a prestare molta attenzione. Esatto, questi sono sciacalli, proprio veramente. Come chi vendeva la mucchina a 100 euro. Sì, abbiamo letto anche di mascherine a 5.000 addirittura. Proprio. Ma perché non ci sono le telecamere per i rifiuti, chiedono? Questa è una bellissima domanda, perché adesso c'è la telecamera anche per i rifiuti. C'è anche quella. Parlavo l'altra volta che abbiamo, grazie a un bando, installato nuove telecamere e un sistema di videosorveglianza con nuovi punti sul territorio. In particolare ne abbiamo messa una anche all'isola ecologica, all'isola centro di conferimento di Via Guado, appunto perché ogni tanto qualche persona maleducata abbandonava rifiuti fuori dal cancello oppure addirittura la lanciava dentro le borsine che erano sul piazzale. Avete dato il premio simpatia? No. Adesso quando lo becchiamo, sì. E dopo abbiamo anche una fototrappola nascosta che ogni tanto... Non diciamo dove l'avete messa, insomma, sì, ovvio. Comunque qualcosa c'è. Okay. Non è che ci sono i telefonini con l'applicazione che ti danno dove è la fototrappola, speriamo di no. No. Allora, all'entrata di Ceresara nel fosso ci sono rifiuti e borsine piene, se può dirlo. Glielo diciamo a questi volontari quando fanno il giro, che così passano anche di lì. Parolini, vabbè, dica maestro professoressa di fare lezioni online. Guarda, io anche l'altra sera ho scaricato da internet, dal sito dell'Istituto Comprensivo, i compiti per i miei figli, quindi qualche insegnante. Sì, no, adesso non ce ne vogliono i ragazzi, i bambini all'ascolto e così via, però guardate che effettivamente stare fermi un mese, poi dopo fate fatica a riprendere. Quindi, allora, le ciliegie contengono vitamina C e vitamina A contro...
contro il coronavirus, lo dica. Beh, non è specifica, comunque sì, vabbè, la vitamina C in particolare alza la difesa. Quindi dai, quindi a giugno, quando arriveranno le ciliegie, debelleremo finalmente tutto, qualsiasi residuo del virus. Bene, va bene, va bene. L'Info Giovani è aperto, le chiedono? Sì, sì, sì. Quindi, sì, quindi è aperto. Sì, si può venire a prendere informazioni. E c'è un messaggio che dice: aprite le aree museali. Abbiamo in programma, in progetto con la Fondazione Pelati Bonoldi l'apertura, l'inaugurazione del museo, quindi è ritardato purtroppo anche quello, come tutte le cose, anche da questo inconveniente, questa problematica sanitaria. È vero, oggi però siamo tutti un po' come se avessimo segnato un gol nel momento in cui abbiamo letto, sentito, eccetera, eccetera, che pare che sia, che venga dalla Germania, no? Quindi non è colpa nostra, sono i tedeschi, credo mai. Sì, dopo c'è una globalizzazione tale per cui non è che tiriamo sul muro e risolviamo il problema. Assolutamente, assolutamente. Allora, siamo in chiusura. Noi ringraziamo tantissimo Simone Parolini, sindaco di Ceresara. Sindaco, lei la parola per salutare i suoi concittadini. Niente, saluto tutti, ringrazio voi per avermi consentito anche di essere qui oggi e l'ultimo messaggio è che spero davvero che si possa il prima possibile tornare alla normalità, sia per da un punto di vista sociale ma anche un punto di vista economico per tutte quelle aziende che in questi periodi stanno facendo veramente grossi problemi, insomma, con il discorso del contagio, soprattutto l'emergenza sanitaria che venga e la risolviamo il prima possibile, perché abbiamo tutti bisogno di cambiare, di tornare alla normalità. Alla normalità, prima. Esatto. Grazie, grazie, grazie a voi, ciao a tutti.